Vedendo ai due angoli la più antica scultura firmata e datata da artisti abruzzesi, Antonio e Domenico Pace 1262, e la più antica Madonna dipinta su tavola realizzata nel 1283 da Gentile di Rocca di Mezzo, quindi diciamo due pietre miliari dell'arte abruzzese. Naturalmente sono artisti a cui sono state attribuite altre opere. La Madonna delle Concanelle è stata messa in rapporto con le deposizioni di Tivoli, di Teramo, quindi con un'arte aurica. Invece la Madonna di Gentile è stata messa in rapporto con gli affreschi di Fossa e altri affreschi della zona del Teramano e dell'Aquilano. Nella sala successiva abbiamo voluto isolare la Madonna di Lettopalena, che è una delle più prestigiose sculture d'Abruzzo, oggetto di un restauro molto sofferto perché è stata tolta tutta la sovrastruttura moderna che l'aveva interamente ricoperta, poi alla fine, mentre l'abito e tutta la parte del corpo ha potuto recuperare in gran parte la decorazione originale, purtroppo le facce sia della Madonna che del bambino sono state ritrovate senza, diciamo, il pigmento originale perché sono a legno, quindi fa una grande impressione queste due faccette nere, come le avevano soprannominate al museo. Nella sala successiva abbiamo di nuovo altre Madonne, poi magari ci fermiamo dopo perché è uno spazio più ampio, ci possiamo fermare. Questa iniziativa riciclando le basi e i supporti didattici che c'erano al museo, al castello all'Aquila, e tutti quelli che hanno lavorato, a parte questi pannelli realizzati da una stamperia di Pescara e qualche intervento di manutenzione, è stato tutto fatto con le forze interne della sovrintendenza. I castelli al vescovo di Teramo Atri, abbiamo ospite la prestigiosa Madonna dei Castelli, che appartiene alla chiesa di San Giovanni Battista, che è terremotata e quindi era stata ricoverata in una stanza abitata del Museo di Castelli insieme alle altre opere. È molto legata a quella di Lettopalena come tipologia. Sono queste opere ancora della fine del XII secolo. Quali è una donna di Monte Reale, che è una delle più antiche icone su tavola, dipinta su pergamena e collana su tavola, e risente molto della cultura anche della tradizione dei mosaici di Monte Reale, che in questa fase era molto diffusa in alcuni centri siciliani e del Ravennate. E una cosa molto importante è che l'iconografia, che poi si ritrova anche in altre Madonne, unisce l'iconografia della Donna Regina di tradizione bizantina, quindi la Madonna simbolo del potere, con la Madonna Lactans, la Madonna dell'arte, che invece simbolo dell'umanità della Madonna, quindi due elementi di forza della Madonna madre e della Madonna che rappresenta proprio in questa società in cui la figura femminile era molto valorizzata, diciamo la verità, e poi abbiamo, è benissimo conservata, nonostante alcune lacune, i colori sono praticamente ancora ben mantenuti e si leggono molto bene i contorni nel disegno, questa bella evidenza, è realizzata in un'unica tavola con l'aggiunta del limbo della parte superiore. Non si sa perché si chiama Madonna di Ambro, c'era una scritta sotto che però è pervenuta lacunosa, e anche in questo caso abbiamo il rapporto tra le due, la fusione delle due iconografie. In questo caso poi è strepitosa l'acconciatura della Madonna con questa corona, con tutte queste treccine e con questi fili di perla dell'acconciatura, è veramente un pezzo di un livello qualitativo notevole.